Schiteri in comeback home nella sua Pisa, eh sì, a 32 anni dalla realizzazione di quel tutto mondo che sconvolse l'arte pittorica internazionale, dando a Pisa e la Toscana una delle opere contemporanee più quotate nel mondo. Palazzo Blu sui Lungarni Pisani ospita, da questo weekend e fino a marzo, l'esposizione di ben 170 opere dell'artista newyorkese, scomparso, lo ricordiamo, nel febbraio del 1991, per complicazioni legate all'AIDS. Nelle otto stanze, l'intera carriera dell'artista in un'ampia gamma di tecniche espressive che Haring amava utilizzare. So we don't have to really make a categorized, abbiamo cercato di dividere le stanze in un modo che sia al tempo stesso cronologico, ma che riguardi i particolari ambiti all'interno della sua vita artistica. Per esempio, nella stanza in cui ci troviamo potete vedere i poster, mentre invece ad esempio la prima stanza, la sezione numero 1, comincia con i subway drawings, i disegni della metropolitana, che è il modo in cui lui ha iniziato ad esprimersi, tipologie di arte che lui ha prodotto nell'arco della sua vita. So we wanted to make it separate rooms. Haring, che visse per più di un mese nella città toscana. Lui aveva bisogno di conoscere la città per poter ispirarsi ai colori e riportarli poi nel suo murales. Sappiamo bene che a Pisa è vietato per un'ordinanza fare le pareti bianche e quindi ci sono tutte le colorazioni più disparate. E questo a lui piacque molto. Mi ricordo molto bene questa osservazione che lui fece sui colori della città. Haring, che fu un antesignano della comunicazione globale, senza internet, telefoni cellulari o social media, Haring rese l'arte disponibile a tutti, rompendo la tradizione e riversando tutto se stesso, nel suo lavoro soprattutto in strada. Opere di Haring, il cui messaggio sembra ancora attuale, specialmente nel mondo di oggi, con problemi globali come il Covid-19 e il cambiamento climatico. Di altissimo livello, che anche ha sollevato temi molto molto attuali, cioè le malattie gravi e terminali. La mostra rimarrà aperta a Palazzo Blu a Pisa, sino al prossimo 17 aprile 2022.